a sentire Alberto Criaco che ha ascoltato Mimmo Tuscana a conclusione di questa gara, che ha visto il Brancaleone strappare i tre punti proprio sui titoli di coda, una vittoria importantissima che sicuramente dà morale a questo gruppo. Siamo con mister Alberto Criaco. Mister, una vittoria importante, perché intanto viene dopo il pareggio al photo finish di Cittanova, ma soprattutto una vittoria esterna, fa il doppio con quella di Paola, tre punti proprio salutari. Ma assolutamente, oggi era una partita di vitale importanza, anche perché poi venivamo da un pareggio all'ultimo secondo domenica, però... Mimmo, io sono tranquillo, perché so come lavoriamo, so cosa mi possono dare questi ragazzi. Credo che oggi abbiamo fatto una partita dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista poi delle energie, importante. Venivamo da una battaglia fatta con la Cittanovese, oggi non era facile, abbiamo perso giocatori in corsa, non ultimo si ferma Montero, spero che ce l'avremo per domenica. Nel riscaldamento si blocca Simona Galletta e ho dovuto rivedere un attimino i piani della partita. Abbiamo sofferto il primo quarto d'ora, bravi loro, rigore sacrosanto, grande la Canà, perché poi quando c'è da dare meriti al mio portiere glieli do, grande parata sul rigore. Poi credo che, ma non mi interessa se c'era o non c'era, ma era solare, pazienza. Il primo tempo è passato con equilibrio, anche se poi ci mettevano in difficoltà su alcune situazioni. Il secondo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol, credo che poi, se andiamo a contare le palle nitide, noi un pochino più di loro, credo che la vittoria l'abbiamo meritata. Adesso dobbiamo vedere un attimino di fare la conta per domenica. Sono contento dei ragazzi che sono entrati in corsa, però ancora è lunga, sappiamo il nostro percorso qual è, non sentiamo voci dall'esterno, lavoriamo, e io sono abituato a lavorare, altre robe non le so fare, tabelle o mica tabelle o chi fa le tabelle da fuori, se vinci fuori, se vinci dentro. Noi dobbiamo lavorare e riproporre quello che facciamo in settimana, e oggi credo che qualcosina che facciamo in settimana l'abbiamo fatta. E poi è indubbio che avere Matteo Carbone lì davanti, poi come dicevo 3-4 settimane fa, è diverso, in effetti fa gol, sfiora il gol in 2-3 occasioni, ed è normale quando hai un giocatore spessore come Matteo tirare fuori pure questa prestazione. Diciamo che più che i punti e il lavoro che comunque indubbiamente la squadra ha fatto o ha sempre fatto, soprattutto nelle ultime due gare sembra ritornato il carattere del Brancaleone, la determinazione, perché oggi, oltre al discorso di Matteo Carbone, ricordiamo il palo colpito da Ubinna, le due incursioni di Matteo Violi dove è stato bravo anche il portiere avversario, quindi è ritornato, c'è da rallegrarsi molto probabilmente perché è ritornato anche il carattere del Brancaleone. Ma credo di sì. Sì, però io dico la verità, se poi vado ad entrare all'interno delle situazioni, il carattere lo si ha quando si ha anche la forza poi per andare nelle seconde palle. Noi per lunghi periodi abbiamo avuto dei giocatori che rientrano da lunghi infortuni come Toscano, abbiamo avuto Simone Galletta sempre con dei problemini, quindi poi ti viene difficile andare a fare quell'uomo contro uomo che facciamo noi, e quindi sembra quasi che i ragazzi non ci mettano quell'intensità che mettiamo, però anche oggi secondo me sulle seconde palle siamo arrivati per primi, su alcune situazioni siamo stati furbi, la squadra mi è piaciuta. Adesso abbiamo un giorno di riposo, domani da un giorno di riposo, bisogna preparare assolutissimamente la partita corrente, perché sappiamo poi che brutta gatta da pelare che ci sarà la domenica. Non abbiamo fatto nulla, ma ci prendiamo questi tre punti e respiriamo con la testa già alla partita corrente. Grazie mister. Grazie a voi.